2018, siamo allo stand di Acqua San Benedetto e ci troviamo in compagnia di Vincenzo Tundo, il responsabile marketing dell'azienda. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. A Cibus 2018 presentate, io direi, tante belle cose, perché sono in realtà le novità di questo 2018. Sì, abbiamo tante novità che presentiamo al mercato. Antica Fonte della Salute è l'ultima nata delle acque minerali dedicata alla fascia alta della ristorazione. E presentiamo un formato nuovo che è lo 033 in vetro, dedicato al mondo del bar, al mondo del fuori casa, ma soprattutto due novità, una nel mondo delle bibite e l'altra nel mondo del tè, Amor Bio. Seguendo un po' il trend del bio, presentiamo per il canale Horeca un nuovo concetto di prodotto, tutto di filiera italiana, biologica ovviamente, con il 20% di succo, nei due gusti arancio e limone, e in un formato in vetro che riteniamo molto elegante, molto carino per il mondo del bar, del super Horeca, e al quale si affianca anche il progetto di Indian Black Tea. È un nuovo tè in vetro, anche questo da 0,25, legato al mondo della notte, al mondo del super Horeca, proprio per amplificare l'esperienza in un momento piacevole di consumo, quale quello appunto di una serata tra amici fuori casa, e con la logica di offrire servizio ai nostri primi interlocutori, quindi al grossista in primis e all'esercente, attraverso formati dedicati per il suo canale. Quest'anno festeggiate 62 anni, è un impegno importante verso il mercato, siete la prima azienda italiana di produzione acque e bibite, e devo dire che negli ultimi 8-10 anni avete sviluppato una quantità di prodotti tali da riuscire a coprire davvero tutte le gamme del mercato. È stato, credo, molto faticoso. Molto faticoso, però anche con grandi soddisfazioni, perché siamo la vera Total Beverage Company italiana, capitale interamente italiano, e crediamo molto nell'italianità, non semplicemente come segno distintivo di valori che sono comunque importanti, ma anche in termini di legame con il territorio, volontà di investire affinché si possano valorizzare le risorse del territorio e quindi creare condizioni di benessere durature nel tempo. E credo che il fatto di aver, oltre che conseguito la leadership, mantenuto anche l'indice di reputazione più alto per il terzo anno consecutivo, ed è un dato fresco che ha rilasciato Reputation Institute, è significativo del livello di fiducia e di relazione particolare che si crea con tutti gli stakeholder, quindi consumatori, ma anche tutti gli stakeholder più istituzionali, a dimostrazione appunto di un bagaglio valoriale, di un patrimonio importante che abbiamo a questo punto la responsabilità di tutelare, di salvaguardare, di difendere, di capitalizzare, aumentare, amplificare nel prossimo futuro. E quindi, ultimo ma non meno importante, l'accordo stretto insieme al Ministero dell'Ambiente. Sì, questo è un tema che ormai ci vede coinvolti da tantissimi anni. Siamo stati i primi ad avviare un accordo volontario con il Ministero dell'Ambiente, con l'obiettivo di misurare in maniera scientifica le emissioni di CO2 e quindi definire un programma di riduzioni. Siamo al terzo accordo, questi sono i dati ultimi relativi all'ultima gestione, ridotto di un ulteriore 20% le emissioni di CO2, e questo è un modo per trasferire insomma il nostro impegno al consumatore e dare un segno tangibile di come si possa difendere una risorsa pura e incontaminata come l'acqua, che abbiamo ricevuto in dono dalla natura, e far sì che possa arrivare alle generazioni future pura e incontaminata come l'abbiamo ricevuta noi. È un impegno importante, è un impegno sul quale abbiamo ingaggiato il consumatore anche attraverso altre attività, l'introduzione di Eco Green, quindi di una prima opzione disponibile sul mercato attraverso il quale il consumatore può tradurre il proprio gesto quotidiano del bene in un gesto più responsabile. E questo non è un punto di arrivo, ma è un percorso che ci vedrà coinvolti anche nei prossimi anni a venire.
E io devo aggiungere che rappresentate un vero e proprio modello qui in Italia. Vincenzo, grazie. Grazie a voi per l'ospitalità. E allora amici, noi continuiamo per mostrare e documentare attraverso telecamera e microfono altre novità presentate qui al Cibus. Ce ne sono davvero tantissime. Vincenzo Tundo vi saluta. Arrivederci al prossimo appuntamento Vending Italia a giugno. Sì, sarà proprio quello di Venditalia tra il 6 e il 9 giugno, dove sono certo ci sarà qualche altra piccola novità. Sicuramente. Grazie, grazie Vincenzo, non andate via, torniamo tra pochissimo.